Delfina non ha perso nessun bambino quando è caduta dalle scale. Quel bambino non è mai esistito. Cosa hai detto, Pedro? Ha sentito bene, signore. Delfina ha inventato la gravidanza per poterla trattenere, perché lei non la lasciasse. Perché è una serpe! È una strega malvagia, una vipera senza cuore. Come ha potuto inventare una cosa simile? Che vergogna, santo cielo! Che comportamento orribile! Questa è un'infamia, una terribile infamia. Non credete a una parola. La mia piccola non sarebbe in grado di fare una Mamma, cosa simile. Mamma, per favore, stai zitta. Io non ho bisogno di dare nessuna spiegazione. Tanto meno per giustificare una sciocchezza simile. È ridicolo. Piccola mia, non preoccuparti, questo pezzente è un disperato. Nessuno gli crederebbe mai. Facciamola finita con tutto questo, una volta per tutte. Portatelo per favore, via. Portatelo via. Portatelo via. Stia tranquillo, signor Fritzenwalden. Ora indagherò a fondo in commissariato per capire perché ha fatto una tale accusa contro la signorina. Se ha bisogno di qualcosa può venire, non c'è alcun problema. Sì, stia sicuro, verrò. Avanti, Cicchito, non ti mangiamo mica! Come ti chiami? Dai, Cicco! Perché siete venuti a casa mia? La mia mamma non vi vuole! Avanti, Cicco, non siamo mica delle streghe, avanti! Dici una volta per tutte come ti chiami! Ah, non fare così, insomma! Senti, se ci dici come ti chiami ti regalo una caramellina. Ma che dico, una, te ne regalo due! Dai, mio Cicchito, dimmi! Ramiro Frisenwalden! Andiamo! Ramiro? Che cosa ti hanno detto quelle signore? Che volevano? Niente, mamma, mi hanno regalato due caramelle. Cosa volevano quelle signore? Niente, niente, amore mio. Non voglio che parli più con loro se le incontri. E non voglio che accetti niente dagli sconosciuti, va bene? Sì. Parliamone! Greta, parliamone, mi dispiace, nein, parliamo! Non avere niente di cui parlare con Piccolo, cioè con Nicolas. Cretina! Fuori, via di qua! No, me non volere vedere ex Piccolo Raumaccione senza vestirsi. No! In nessuna maniera, assolutamente no! E ora vestirsi immediatamente e smettere di fare svergognatezze orribili e peccaminose in stanza di piccolini, capire? E ora cosa succede? I ragazzi avere ricominciato con accoppiamento? Perdonami! Perdonami, Gretina, perdonami! Cosa pare tu, qua? Perdonami, so che abbiamo sbagliato, ma sai come succede? È l'amore, è capitato, è... Sedersi immediatamente mente! Senti... Greta, non sapere queste cose moderne, non sapere! L'unica cosa che Greta sapere è che in questa casa esserci bambini molto piccoli che ancora giocare a pallone e con bambole, lo so, vero, Greta, Nicola? Ti chiedo scusa, perdonami, Greta, perdonami, ti prego, perdonami. Prima dovrei fare doccia con acqua molto, molto fredda per schiarire molto bene i menti e altre parti di tuo corpo. Sì. Tu capire? Tutto bene? Sì, tutto bene. Bella figuraccia. Perché non posso parlare con quelle due signore? Perché non mi piace che parli con la gente che non conosci, va bene? Non sono sconosciute! Ti conoscono e mi fanno domande! Bene, Ramiro, proprio per questo, perché non voglio che racconti le nostre cose in giro. Ma perché? Perché lo dico io, Ramiro, va bene? Là. Vogliamo vedere cosa succede no, in salotto? No, non andrete in salotto, restate qui. Ma perché? Perché no, perché nessuno andrà in salotto. Mangiate questo che è buonissimo, va bene? Sì, è buonissimo, ma c'è troppa confusione di là. È un caos. Sì, Federico è arrabbiato con Delfina e la polizia ha già portato via Pedro. Secondo me i bambini non dovrebbero stare qua, assolutamente no, allora davvero. Allora perché non andiamo a passeggio? No, non voglio che tu vada da nessuna parte, Ramiro. Perché non aspetti che Pedro confessi? Ascolta, forse l'ha fatto per vendetta perché si sentiva in trappola. Chi sarebbe capace di fare una cosa simile per vendetta, Mattias? La strega. Chi? Coda di cavallo. Ah, cavallo. Collo di civetta. Ha fatto credere a tutto il mondo di aspettare un bambino. Gna, gna. Chiaro? È certo. Ma non era affatto vero. Era una bugia. Ma la pancia, certamente la pancia fa... Fa male, sì, fa male alla pancia. Fa male alla pancia perché è una strega malvagia e quindi ingoia tutto il veleno.
Ma la cosa peggiore di tutto è che ha fatto finta di essere incinta, non mi spiego? Non mettere in giro tutte queste voci per ora. Per favore, senti, io gli dico tutto perché non si senta male. Sì, altrimenti crederà di essere in un Federico, manicomio. Sì, Federico, scusa, vuoi che lo porti là nello studio? Ora la portano nello studio. Sì, sicuramente mi traduco. Vieni con me, andiamo nello studio a leggere le cartelle. Nello studio a leggere le cartelle. Va bene, vengo con te a vedere le cartelle. Titoli, a leggere, leggere i titoli. Ciao. Se hai bisogno, chiamami, Mattias. A dopo, a dopo. Ci vediamo dopo. Senti, Federico. Federico, posso farti una domanda? Sì. Tu credi a Pedro? Guarda, non lo so. Io gli credo. No, non posso. Sì, gli credo. Ho anche visto l'ecografia e non posso. Oh, santo cielo, Delfina è così cattiva che sarebbe anche capace di pagare Boniglia perché andasse, non lo so, in una videoteca a noleggiare l'ecografia di un'altra persona veramente incinta e simulare la situazione. La fa vedere a te, tu sei contento. Cioè, non dico che sia andata proprio così, ma non lo so, lei è capace di qualunque cosa. E poi, diciamolo, io la pancia non l'ho mai vista. Andiamo in piazza, andiamo in piazza. Sì, dai. No, no, Ramiro, Ramiro, ho detto che non voglio che tu esca, per favore. Perché no? Dai, lo diciamo a Greta che ci controlla meglio di un bulldog. Certo, non hai detto che i bambini non dovrebbero stare qua? Allora andiamo tutti in piazza con Greta, li guarda lei. No, no, non voglio che Ramiro esca da questa casa. Ed è la mia ultima parola. Greta, che ti prende? Per caso hai visto un fantasma? Fantasma cresciuta, adulta, che non avere più niente, niente di piccolo. Bene, ne ho abbastanza. Per favore, occupati di lei, vedi cosa le succede, io vado al commissariato. Fate analizzare le impronte digitali, vedrete che non c'entro niente io. No, non è così semplice. Come facciamo a sapere che lei non ha usato i guanti, per esempio? Perché non sono un delinquente. A meno che non sia un reato innamorarsi della propria padrona di casa. Lei mi sta dicendo di essere il fidanzato di Delfina Santijan? No, sono il suo amante. E sono molto innamorato. Ma dubito del fatto che lei mi abbia mai amato. Ah, venga. Si può sapere cosa fai, cosa leggi, cosa cerchi? Ti ricordi che ho scritto tutte le cattiverie di tutte le crudelie del mondo, di tutte le telenovelas? No, non perdere tempo a leggere perché abbiamo già fatto di tutto. No, mammina, abbiamo già fatto qualcosa. Tutto. Ecco qua. Ecco qua, grazie al cielo. Lo sapevo, non mi ricordavo. Perché sono molto nervosa, ma ecco qua. Il massimo del massimo, piccola. Che? Ucciderti! Uccidermi? Come, mamma? Ma sei pazza? Vuoi uccidere me? Ma che stai dicendo? Ma come? Io non voglio morire! No, amore mio, perché tu morirai da sola. Adesso chiamiamo Boniglia, che è l'unico che ci può aiutare. Boniglia! Boniglia! Senta, il suo impiegato insiste con una telenovela difficile da credere, però considerata la mia esperienza, se vuole la mia opinione... Sì, mi dica, mente o non mente? Sinceramente, io credo che non menta. Ho capito, senta, le dispiace se comunque assisto all'interrogatorio? No, no, prego. Grazie. Ecco, signor Lenzina, continuerò a farle altre domande. Le dispiace se il signor Fritzenbalden rimane qui? No, per niente. Se serve a chiarire la mia situazione, non c'è problema. Greta, mi dice cosa è successo? E va bene. Mi raccontare, ma in assoluta segretezza intima. Perché essere parolacce che non potere restare in questo ambiente di pampini. Perfetto, su, mi dica. Ma cosa? Oh! Come? No, 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 no. Sarò stata attento a quel ragazzo. Meno sapere perché io scappare via, ma quando io vede lui dire tutto in faccia. Ho la tachicardia. Bene, Greta, quando lo vediamo, lei gli dici tutto. Eccolo che arriva. Buongiorno. Wendy se ne va. Ya. No, no. Wendy resta. Wendy resta. Scusa, cosa c'è? Sì, Wendy resta perché lei è venuta a dare lezioni di una materia che poi è risultata essere un'altra cosa. Ah, l'hai saputo? Ma certo che l'ho saputo, cara. Io so tutto quello che riguarda i miei ragazzi. Mi può cadere il mondo addosso, può succedere una catastrofe, ma quando si tratta di loro so tutto. Non lo stai prendendo in giro, vero? Zitta, come puoi pensarlo? Zitta, per favore. No, penso che magari vuoi aggiungere un nome alla lista delle tue conquiste. Ma Nicolas Baleoro, hai sentito? Flor, sono grande ormai, sì, basta l'ho ora, visto okay? Che sei aspetta, grande, ok? Flor, davvero. Io non mischio mai i sentimenti col lavoro. Poi però ho conosciuto Nicolas e... mi ha stravolta.
Che storia commovente, che bello, mi hai commossa. L'unica cosa che ti chiedo è di non giocare con lui, perché non te lo perdonerei, hai capito? Credi che possa funzionare? Sì, certo, piccola. Tu fai tutto quello che ti dice la mamma e vedrai che Federico tornerà da te e dimenticherà per sempre la piccola Cardo. Beh, se ci troviamo in questa situazione è proprio perché ho sempre seguito i tuoi consigli, no? Perché l'idea di mettere dei microfoni a Pedro è stata tua. E cosa hai ottenuto? Hai fatto sì che quel tizio aprisse la bocca. Oh, va bene, basta. Per una volta che faccio uno sbaglio non merito di essere chiamata incompetente. In fondo è stato un errore di c***o. Flor, perché non stai zitta? Ti giuro che adesso ti uccido. Niente. Adesso ti zitto, uccido. Sgomento. Passo dopo passo, così riemergeremo dal pantano come dei, come sempre. E con Federico completamente nel palmo della mia mano. Oh. Potete aprire, per favore, è chiuso a chiave, devo entrare. Sì, Federico, arrivo subito. Io e la piccola volevamo appunto parlare con te, mio caro. Scusa, che stai facendo? Perché ti sei permessa di dirle tutte quelle cose, Flor? Perché? Perché? Perché ti dovevo difendere, scusami, non volevo farti soffrire. Perché ti voglio bene, Nicola, sono ce l'ho fatta. Certo, e io no. Ma mi fai male, così mi farai cadere dalle scale. Federico, devi proprio mi ucciderà in questo modo. Federico, te lo dico sul serio. Dove stiamo andando? Federico. Ma la lascia. Federico! Mio caro. Mio caro, un corpo. Aspetta, aspetta, amore mio, cosa fai? Dove vai con la valigia? Aspetta! Non chiamarmi amore mio, perché non sono il tuo amore e non lo sono mai stato. E un'altra cosa, non toccare mai più il campanello di quella porta, perché non voglio vederti mai più in vita mia, è chiaro? Mai più! No, non mi lasciate qui tutta sola in mezzo alla strada! Mamma! Federico l'avrà ucciso. No, forse sta aspettando che il camion della spazzatura la triti completamente. Povera la mia piccola. Cosa le starà facendo quello spietato? Santo cielo. L'ha buttata fuori di casa. L'ha cacciata. Cosa è successo? Chi ha mandato via? L'ha cacciata. E se n'è andata. Malala, Delfina ti aspetta fuori. Sei un mostro. L'essere più disumano sulla faccia della terra. Se ti vedessero i tuoi genitori si rivolterebbero nella tomba. Sì. Federico, vattene per favore, ma non hai un po' di dignità? Come ti dobbiamo dire che sei licenziata? Fuori da questa casa! Basta, per favore, ve lo chiedo con le buone maniere. Andatevene una volta per tutte da questa casa. Voglio dirti una cosa, ci metto soltanto un secondo. Non puoi credere alla versione dell'autista, anche io ho diritto di replica, lascia che ti spieghi. Di replica, sì, di tutto quello che vuoi, fuori! Federico. Cosa? Vorresti dire che vuoi stare con la Cardo? Hai dimenticato che ti ho buttato fuori? Molto bene. Allora me ne dovrò andare. Ai, santo cielo. Non so cosa mi prende. Che male alla testa. Qui ci risiamo, hai ricominciato lo spettacolo. Andiamo a prendere i popcorn. Aiuto, aiuto, aiuto. Piccola, cosa c'è? Niente. Niente? Non mentire con me, hai qualcosa a sputare rospo. Non so cosa fare, Flor. Ho paura di non poter entrare in quella scuola. Ma figurati se non riesci ad entrare, l'esame andrà bene, tranquilla, dai. Ma ci sono altri esami, Flor. Basta, me ne devo scordare. Non devi scordare niente, perché io andrò a parlare con Domenech. Tu lascia fare alla zia Lucrezia. Davvero andrà bene. E se andasse male? Non può andare male. Ma dov'è finita la Robertina coraggiosa che conosco io, eh? La Robertina coraggiosa è più spaventata che mai. E poi è come se... come se a volte non sapessi chi sono. Ti è mai successo? Sì, mi è successo. Ho persino perso la voce durante una registrazione. Ma a te non succederà, andrà molto bene. E se prendessi dei brutti voti come facevo prima?
Federico mi sbatterà fuori a calci da questa casa. Ma che dici? Federico non lo farà mai. Ascolta, tu lo sai che lui ti adora. Sei la sua preferita, un debole per te. Può anche fare il cattivo, il Federico distaccato, ma in fondo è buono come il pane. Mi credi? Sì? Bene, allora vai a prepararti per andare in piazza con Greta. Va bene, grazie, Flor. Né niente. Vado a vedere lo spettacolo ridicolo di Delfina. Cos'è successo alla strega? Se n'è andata? No, si sta riprendendo in camera sua. Si sta riprendendo in camera sua? Oh, lo sapevo, non riusciremo mai a liberarci di quella strega. Non basterà una vita. È incredibile quante se ne inventa per rimanere qui inchiodata. Questa volta non si inventerà proprio niente, perché se ne andrà appena starà meglio, te l'assicuro. Oh, spero che non ti sbagli. Grazie. Che pesante, santo cielo! Boniglia. Ciao, come sta Delfina? È in camera sua? Claudio, ascoltami, ti prego. No, non ora, Federico, ti prego. Parliamo dopo che l'avrò visitata. E ti prego, non spaventarti finché non saprai la mia diagnosi. Premesso, devi essere forte, eh? Io non so se questo è così servizievole di natura o se magari fa qualche favore alle... A proposito, alla fine cosa ha detto Pedro? Hai sentito la sua dichiarazione? Non parliamone adesso, ti prego. Dove... Dov'è Gagliardo? Nello studio? Sì, nello studio. Potresti dargli una mano, perché sarà un po' confuso. Ma su certo, quello che deve fare, se non lavoro, smarrito. Vada. Perfetto. Cara Delfina, sarai orgogliosa di me quando vedrai come abbiamo spennato Fritzenwalden. Vedrai, vedrai. Questa casa è un disastro, non se ne può più. Pedro in prigione, Delfina che dà scandalo come sempre. Gagliardo... Chiedo scusa, c'è un piccolo problema, ma stanno per risolverlo, eh. Mi scuso per il disturbo. Ah, non si preoccupi, vada pure. Va bene. Io capisco. Sì, cosa vuoi capire? Non puoi capire. Sì, tanti litigi tutti i giorni. Litigi tutti i giorni. È normale in una famiglia. La famiglia, litigi. Io ti giuro che appena quella donna si riprende va via da questa casa. Io non voglio vedere mai più Delfina qui dentro. Né incinta, né svenuta, né malata. Sono stufo marcio. E, per favore, portalo in ufficio, ok? Perché qui c'è il caos. Sì. Te ne occupi tu? Dottore, mi scusi. Senta, io sono impegnato in alcune cose che devo ancora risolvere, però il mio amico si occuperà di lei. Ci vediamo più tardi. Più tardi, va bene? Federico, grazie. Vada pure, non c'è problema. Scusi, per cortesia, vorrei andare a bagno, sì. Mi fa molto male pancia e mi scusi. Prego. Ma io vado a bagno, sì. Ah, che male! Oh, Boniglia, ho tanto bisogno di conforto, per favore. Per favore, smettetela con questa pantomima triste e anche un po' volgare. Delfina, figlia mia, te lo dico non come tuo eventuale patrigno, ma come medico. La devi smettere di maltrattare la tua cara mamma. Basta! Hai sentito tuo papi? Papi? Sì, rispetta la mamma, eh? Perché è l'unica a darsi da fare qui per toglierti le castagne dal fuoco. Questo è vero. Ah, che combinazione sei tu. Bene, è giunto il momento delle presentazioni. Lui è Lorenzo, l'ex capellone, ipisudicio trasformato in contabile, ipoacustico, ipodente. E lui è Claudio, ciao. Mio socio e compagno. Molto piacere, come va? Bene, le cose non sono semplici come sembrano, siamo nei guai. Federico non ha creduto a niente e ha detto che appena stai meglio finite entrambe in mezzo alla strada. Ma cos'è successo a quello stupido? Si è svegliato così tutto all'improvviso? Quello stupido, come lo chiami tu, si è svegliato e ora non crederà più a niente. Quindi purtroppo, mammina, abituati all'idea. Abbiamo perso. No, tu no, amore mio. Tu no, tu stai insieme a un uomo dalle mille risorse. Non ti lascerò solo. E poi, le Torres Oviedo non si lasciano sconfiggere facilmente. Claudio, sì, sono. Bisogna organizzare un piano ed anche in fretta per farla finita con questa faccenda così patetica. Oh. Come sei bello, Nicolas. Sei proprio fico, amico. Proprio bello. Allora, sì. Come va, eh? Sì. L'unica cosa che ti chiedo è di toglierti di dosso quella faccia strafelice, o lo sapranno tutti. Lo sapranno tutti in ogni caso, perché Greta ci ha visti. Quando vi ha visti? Quando, come si dice, quando due persone... No, quando, dirmi che vi ha visti mentre stavate... Beh,
Sì, ci ha visti proprio in quel momento, sì. Ma lei era... Lei è rimasta scioccata, completamente scioccata. L'ha detto a Flor, che lo dirà a Federico e è fatta. Calma, aspetta, calma. No. Va bene così. Che lo sappiano tutti, che lo sappiano. Per una volta che ne trovi una come si deve, va bene, Nicolas. Non importa, Ramiro, che lo sappiano tutti. Mi dispiace, scusatemi, avete visto Ramiro? No. Perché lo sto cercando, non lo trovo da nessuna parte, mi sto preoccupando, ho paura che si sia nascosto con i bambini. No, con i bambini non si è nascosto perché sono andati in piazza con Greta, quindi sono usciti? No, è scappato. Allora, ora giocate tranquilli e non fate confusione. Cosa hai trovato là dentro? Ah, c'è di tutto, l'oroscopo, lo sticker, il tattoo, di tutto, è bellissimo, guarda. Ciao ragazzi. Ciao. Ti hanno lasciato venire. Ti ha dato il permesso tua madre. Sicura? Che Frau Amelie dare permessa? Sicura! Vieni, andiamo a giocare a pallone. Ciao. Oh, ciao, pazzo, che bello. Senti, Martin, ho sprecato 3 ore della mia vita per venire sin qua, Quindi spero che tu almeno mi dica qualcosa di importante. Sì, importantissimo, perché ti voglio dire, ecco, Maria del Carmen non fa parte della mia vita e del mio immaginario, capisci? Tutto il mio essere ama te, desidera te e pensa solo ed esclusivamente a te. Ma io ho visto che il tuo immaginario la osservava fin troppo bene l'altro giorno. Perché si è autoinvitata, ma ti giuro che per me Maria del Carmen può scomparire dall'universo. Amo soltanto te, credimi. Davvero? Sì, te lo giuro, amore, io amo solo te, te lo giuro. Ehi, lanciare mercanzia! Essere troppo piccolo, niente abbraccio! Essere troppo pericolosa! Gol! Che gol! Perché abbracciarsi così con maschio e femmina? Separarsi immediatamente mentre... Sei diventata una guardia carcerale! Nine, smettete la pasta, pasta! Ed ora in avanti, ragazze di qua e ragazzi di là! Tu cosa pensi? Sarà figlio del gitano? Beh, per me ha proprio i suoi occhi, no? E la fotocopia della madre? Ma cosa dici? Per me il gitano è in miniatura. Possibile che tu debba sempre dire il contrario di quello che dico io? Il commissario crede che Pedro dica la verità. Quindi Delfina non ha mai perso il bambino perché non è mai stata incinta? Sta per scoppiarmi la testa, è una cosa che non concepisco, non ci posso credere. Che altra prova ti occorre? Vuoi che ti faccia uno schema con tutti i tranelli che ti hanno teso? No, voglio che una delle due me lo dica in faccia onestamente. Che cosa vuoi che ti dica, Federico? Che Delfina ha perso il bambino quando è caduta dalle scale per colpa tua e di questa sgualdrina? Sì, è quello che vogliamo. Sì? E va bene. La verità è che non c'è mai stato un bambino. È stata una bugia. Una terribile e spaventosa bugia. Allora Pedro aveva ragione. Voi mi avete mentito per tutto questo tempo. No. Quando Delfina è caduta dalle scale, non c'era nessun bambino. Te l'avevo detto che era una bugia, Federico. Perché l'aveva già perso. Cos'è? Solo che lei non lo sapeva. Ah, non lo sapeva? Che cos'è, tonta? Basta, per favore, Malala, ti prego. Sta per scoppiarmi la testa. Spiegami tutto quanto, una volta per tutte. Sì, Federico. Ti chiedo solo di parlarne in privato. Perché è una cosa molto grave e non ho voglia di condividerla con nessun altro. Va bene, Federico, vai, ma non permettere a questa strega che ti cucini a fuoco lento. E non credere alle sue bugie. Il contabile? Avete visto il contabile? Mi sembra di averlo visto entrare in bagno, mio caro. Cosa avrà quell'uomo? Sarà malato, non fa altro che andare in bagno. Ora che cosa faccio? Devo andare a lavorare in ufficio, ma non so come portare quel tizio fino là. Oggi qui non si fa niente. Aspetta che esca dal bagno e portalo via. No... Vado a ritirare l'auto dal meccanico. Mi fai un favore, Flor? Puoi intrattenerlo per qualche minuto, se lo vedi? Chi? Il contabile. Shh, basta, zitto. La mia piccola. La mia Delfina. La luce dei miei occhi. Sta morendo, Federico. Che quel ragazzino è figlio di Amelia? Sì, ma ancora non sappiamo se è il bambino che cerchiamo. Ti dico di sì. No. Basta così. Andiamo a parlare con la tedesca, vediamo che dice. Andiamo.
smettetela voi due, mi avete seccato, basta. Dovete smetterla di dare la caccia a me e a mio figlio, avete capito bene? Visto che è suo figlio? Visto. Calmati, Amelia, perché sei così nervosa, piccola figlia cara? Di cosa hai paura, bella? Non fate le brave bambine, soprattutto con me. E comportatevi bene, altrimenti mi arrabbierò. E sono sicura che non vi piacerà. C'è qualche problema? No, siamo solo passate a salutare. Hasta luego. Ramiro, vieni immediatamente qui. Dai, Andy. Perché sei uscito di casa senza il mio permesso? Perché? Mi annoio, mamma. E allora annoiati. E che sia l'ultima volta che esce di casa senza il mio permesso per e senza favore, la mia autorizzazione. Per favore, Amelie, perché lei essere così severa con piccolo Ramiro? Greta ha ragione, sta giocando con i bambini, non c'è niente di male. Sembri molto nervosa. Va bene, perché? Scusatemi, sì, è possibile che io sia nervosa, però è un problema fra me e mio figlio, va bene? Prendila! È una malattia mortale che ti consuma poco a poco. Ed è per questo che ha perso il bambino. Capisci? E come si chiama la malattia? Come si chiama? Come si chiama? Com'è che si chiamava? Come si chiamava la malattia? Santo cielo! Non mi ricordo! Come? Ah, non lo so, non mi ricordo! Non mi ricordo! Comunque sia, è una malattia degenerata! Malattia degenerativa, Malala! Non capisci niente! Degenerativa. Malala, cos'è? Di cosa stai parlando? Anche tu. Non chiedermi altro, te lo chiedo per favore. Sono cose scientifiche che mi fanno molto innervosire, non lo so. Mi dicono le cose, ma io ti riferisco quello che posso e come posso, mio caro. Malala, rilassati, riprenditi. Non devi certo innervosirti, eh? Una malattia degenerativa che... Va bene, basta! Pronto? Ehi, Houston! Basta cosa? Basta! Basta, non mi piace che mi si chiedano cose scientifiche perché mi infastidiscono e la bigiotteria mi fa innervosire! Abbiamo un problema. Ho perso il segnale. Sta tranquillo, Claudio, perché Malala è la regina nell'arte di salvare l'insalvabile. Oh, non sarà troppo. Allora... Ora calmati, sì. Io non ti chiedo niente dell'aspetto clinico. Sì. Perché tutto questo mistero, tutte queste bugie, ma perché? Perché io sapevo che Delfina aveva perso il bambino, ma non sapevo come dirglielo, mio caro. E ho approfittato della caduta dalle scale per dirle poi la verità, capisci? Ma Lala, perché non l'avete detto a me? Perché non volevo che restassi con lei per pietà, comprendimi. Qualunque madre avrebbe fatto la stessa cosa, Federico. Non so cosa dirti, veramente, non... È tutto così strano per me, questa malattia che appare all'improvviso. No, no, ho difficoltà a crederti. D'accordo, amore mio, se tu non vuoi credere a me, parla con Boniglia. Lui sa tutto, ha le analisi. Sì, ma tu sai che io... Ultimamente non mi fido tanto di Claudio. Questa cosa è misteriosa e voglio risolverla a modo mio. Perché parlano così sottovoce? Non si sente niente. Cosa c'è? Io sono andato a bagno e mi sono perso. Ho cercato strada e perso strada. Succede la stessa cosa a tutti la prima volta in questa casa, sì. Perché è molto grande. Ah, casa grande, sì. Molti litigi, un morto e... No, è morto. No, in questa casa siamo così simpatici. E, ma la questione dei litigi è normale perché lo facciamo con affetto. Ci vogliamo tutti molto bene. Hai freddo? No, è solo... Mattias torna subito, eh? Ah, torna subito. Sì. Bene. Sì. Comunque non importa perché sono questioni di famiglia. Io vado a lavorare torna, con Mattias. Torna adesso. Chi torna? Mattias? Mattias. Mattias viene ora. Che belle labbra che hai. Macho man.
Che bei pettorali che hai. Come sei forte, Nicolas. Sei un grande, sei il massimo del massimo. Guarda questo naso. Guarda questo naso. Tesoro, che naso. È il segreto del mio successo. E ne devi avere cura, mi raccomando, cura. Chi è che bussa alla mia porta? Potete entrare? Sì, entra. Entra. Permesso, piccolo. Oh, signor Nicolas, me non sapere più come chiamarla. Io voglio che mi perdoni, Greta, perdonami, perché io sarei me che volere chiedere scusa per reazione esagerata, retrograda e cavernicola, perché lei dovrebbe capire che per me lei essere ancora piccolo, Nicolas. Ma sono cresciuto. Sono cresciuto, Greta. Sono un uomo. Yeah. Sono un uomo ormai. Un uomo che fare svergognatezze peccaminose in sua stessa casa. Essere molto cattivo. No, cretina. Mia bella cretina. Cara, stupenda. No, io so di aver sbagliato. So di aver sbagliato, però sono gli ormoni che fanno il loro dovere. Sì. Sì, ormoni? Sono loro. Ormoni? Ormoni? Dare io ormoni? È l'unica cosa che ti chiedo, per favore. Non dire niente a Federico. Non dirglielo, perché se non muore, mi viene un colpo. Ti prego. Perdonami, ma io dovrei raccontare a Federica che sua fratella Nicolas fare schifezzen con maestrina. No. Quindi andare subito a raccontarglielo. No, 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 Greta! Scusami, ma cosa fai tu qui a casa? Mamma mia, e sono un po' bambinaia, un po' fidanzata, un po' sorella. Non vorrei che pensasse che origlio alle porte. Il fatto è che oggi mi è venuto uno strano raptus e per questo sto... Ecco, il fatto è che... Che cosa guarda? Che guarda? Io sto guardando un angelo. Dove? Dove sta l'angelo? Dove sta? Sto guardando un angioletto. È incredibile. Ora hai bisogno di prove per credere alla tua cara madrina Malala. Prima ti fidavi di me, amore mio. Sì, è vero, sarà per questo che siamo arrivati a questo punto. Oh. Non riesco a credere a quello che dici, ma se è così, lo devo accettare. Se non credi a me, vai e parla con tuo amico Bonilla. Lui ha le analisi. Parlaci. Sarà meglio che Federico abbocchi, altrimenti siamo out, Claudio. Ciao, fortuna, e addio a tutto. Vuoi stare zitta, che non si sente niente? Mi sembra che tu non mi abbia capito. La parola di Claudio non merita più alcuna fiducia. Ma sei il tuo amico d'infanzia. Sì, ma ora è il tuo fidanzato. Ma che cosa dice questo idiota? Essere il fidanzato di Malala è sinonimo di disonestà. Ma shh, non sento niente. E allora cosa pensi di fare? Parlare con un qualunque dottorino di una qualunque mutua perché Delfina scopra la sua malattia? Io non te lo perdonerai mai, Federico. Brava mamma. E tu? Te lo perdoneresti mai questo in vita tua? Sai, non c'è alcun motivo per cui lo debba sapere. Ma non ho alcuna intenzione di accontentarmi soltanto della parola di Claudio Bonilla. Ora si mette a fare il diffidente, stupida! Piccola figliola, dobbiamo passare subito alla fase B del nostro piano. Preparati, più occhiaie, molte di più. Fa vedere, molte, molte di più, Delfina. C'è un angioletto. Che simpatico. Un angelo. Ecco, lei mi sembra molto simpatico, ma un po' impertinente. A volte esagera un po'. Pensavo che fosse un po' più tranquillo. No. Io dico verità. Tu sei angelo in questa casa, tutta di matti. Tutti matti, sì. Qui matti. È vero. Chi sarà? Mattias, aiutami, perché questo tizio è pazzo. Mi avevi detto solo 10 minuti. Che è successo con Federico? Ci sono novità? Niente, non sono ancora usciti. Secondo me la strega lo sta avvelenando con segatura, pezzi di vetro e vari fili. Forse. Galliardo? Venga, andiamo in ufficio che ci stanno aspettando. Io in ufficio no. La pancia fa male. Mi fa male pancia. Sì, mi fa male. Ci vediamo domani. E perché ci non me l'ha detto prima? Domani. Andiamo allora, l'accompagno. Meglio, certo sì, che meglio. Se me l'avesse detto l'attesa prima. È stata un piacere. Sì. No. Va bene.
Restiamo d'accordo così, Malala. Sì, ti chiedo solo di andare avanti. Non voglio che Delfina mi veda così. Io esco dopo, vai, mio caro. Allora, che ti ha detto la strega? Senti, è una cosa molto complicata, molto, molto strana e... Oh, Federico, non ci posso credere. Aspetta che mi siedo. Dimmela in un solo colpo, così mi preoccupo una volta sola, non ok? Non ti preoccupare. Aspetta a preoccuparti. Mi ha detto una cosa, ma ho bisogno di confermarla. Cosa ti ha detto? Non ci girare intorno. Cosa ti ha detto? Dai, su! Aspetta, mi ha detto che Delfina ha una malattia molto, molto grave, che è una malattia mortale. Cosa? Come sta per morire? Sì. Anzi, la perdita del bambino non è stata provocata dalla caduta delle scale. Il bambino aveva la stessa malattia e... Cosa? Basta, Federico, sai che cosa ho capito? Che noi due non potremo mai stare insieme. Continueranno a fare congetture fino a che non riusciranno a separarci. Farò le cose come si deve. Non la smetteranno mai. Farò fare delle analisi. Per favore, tranquillizzati. Farò fare delle analisi. E se dovesse essere vero? Vediamo prima cosa dicono le analisi. Per favore. Aspettiamo prima di giudicare. Va bene. Piccolo, amore mio. Stai bene, tesoro? Dimmi, Boniglia ti ha detto di alzarti? No, sto bene, mammina, non preoccuparti, è stato solo un calo di pressione. Non ci credo. Smettetela con questa farsa, basta, santo cielo! Cosa dici, Florenzi? Te lo chiedo per favore, mamma, dille di stare zitta perché ho ancora un cappuccino. Calmati, Nicola, per favore. Calmati un corno, sono stufa che continuino a raccontare una bugia dietro l'altra. Ora ti dico una cosa, o intervieni tu o me ne vado io da questa casa, scegli! Flor, calmati. Non riesco a calmarmi, ma non capisci che stanno mentendo spacciatamente? Federico, puoi calmare questa ragazza? Delfina non sta bene, non sopporta le urla. Io non sto bene, non sopporto più di vedermi mentire così. Flor. E ora viene anche a dire che Delfina... No! Non osare parlare della malattia della mia Delfina. Perché hai raccontato tutta questa sgualdrina tu? Attenta a come parli, è la mia ragazza. Scusate, di cosa state parlando? Niente, amore mio, stai tranquilla, niente, niente. Falle rilassate. Fare quelle analisi. Sì, gliele farò fare. Di che analisi parlate? Federico vuole sapere se hai mai aspettato un bambino. E sembra che ci siano delle analisi che possano accertarlo. Siamo arrivati a questo grado di diffidenza, allora. Sì. Vuoi sapere se sono rimasta incinta oppure no? Benissimo, fammi quelle analisi. Dimmi solo dove e quando, perché io me ne vado da questa casa, ma a testa alta, mi hai capito bene? D'accordo. Il posto è la clinica della Scumbres, ha un laboratorio eccellente. Molto bene. Sarò lì quando me lo dirai. Ora, mamma, ti prego, per favore, portami in camera mia, perché non mi sento affatto bene. Sì, amore mio. Oh, santo cielo. Tranquilla, tranquilla. Non so cosa mi succede, come se... Ora finge di non reggersi in piedi, la voglio strangolare. Shh. È tutto a posto, mie belle regine di cuori. Ho mosso tutti i miei contatti e per fortuna e abilità nella clinica che ha scelto quel povero illuso di Federico Fritz e Walden ho qualcuno che può tranquillamente falsificare le analisi. Oh, ti adoro quando sei così determinato, Claudio. Non smetti mai di sorprendermi, amore mio. Lo so. Non sorprenderti tanto, mamma, perché le cose non sono ancora risolte, siamo in pericolo. Non devi darle retta. Oh. Perché non cambi un po' l'umore? Perché non cambi atteggiamento, mia cara? Quando abbiamo perso? Dimmi, abbiamo mai perso? Non abbiamo mai perso. Perché? Perché la cattiveria sempre trionfa! Flor, cosa c'è? Stai male? No, non... Ho un attacco di rabbia, ma mi passerà, spero. Signori, sgombrate l'ambiente, per favore, perché qui adesso si tiene una riunione fra dame, questioni di donne. Mi controlli la salsa? Sì, la controllo, va bene. Andiamo di là, d'accordo. Fuori, fuori! Che ti succede, amore mio? Niente, sono furiosa con quella serpe di tua sorella. Mi fa venire una rabbia terribile. E sai perché? Perché ha sempre un asso nella manica. Scusa se parlo così. No, di è anche tua sorella. Sì, quello che stavo dicendo è che quella strega di tua madre, è così, di tua madre, scusami di nuovo... Ne ha inventata un'altra delle sue, cioè che Delfina avrebbe una malattia terminale e che sta per morire. È una super frottola e muoio se qualcuno ci crede. Come? Perché ci credete? No, non è possibile, è chiaro che è una bugia per tenersi Federico. Ma e se fosse vero?
Le credete? Ci penso io a scoprirlo, va bene? Che problema, Sofia cara? Voglio sapere se è vero quello che dice Flor, che Delfina ha una malattia terminale, mamma. Ah, quella linguaccia non poteva non sbandierarla ai quattro venti! È vero o no, mamma? Oh, come potrei mentire su una cosa simile? Come potrebbe una madre giocare con la vita della sua stessa figlia? Ho dovuto affrontare da sola questa faccenda per molto tempo. E non te l'ho detto perché non volevo farti del male, tesoro. Cosa dici, mamma? Vieni, amore. Vieni. Oh, mamma. Devi essere molto forte. Preparati. Perché rimarremo noi due soli. Da sole, piccola. Niente, non viene. Ciao, amici miei. Come state? Sì, tutto ecco, bene? Vieni a fare lo sbruffone qua, ora. Dai, noi ti conosciamo da tanto. Non faccio lo sbruffone, sto bene. Mi sento sicuro, mi sento bene, sono molto tranquillo. Devo dire che è un momento molto bello della mia vita. Sei molto Nicholas, bello. Nicholas, frena un po'. Cosa ti prende? Ora fai il figo. Qual è il problema? Nessun problema. Va tutto alla grandissima. È solo che stiamo crescendo, stiamo diventando grandi. E certo, capita di fare cose che uno ma non aveva mai fatto prima. Non so se mi capite. Vediamo se mi capite. Mister Vesiera? Mister Visiera, hai cosa una c'è? Ragazza. Ho una ragazza. Vai! Oh, Nicholas, non sarà un altro scorfano, spero. Guarda che il tuo acquario è pieno. Non c'entra più nessuno ormai. Sì, 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 ho ancora qualche difficoltà, è vero. Comunque niente, a poco, ragazzi, a poco si fanno progressi e si migliora anche. Ciao. Professoressa, sai, avrei bisogno di un po' di ripetizioni. Ciao, dolcezza. Come va? È l'ultima volta che tu esci senza il mio permesso. Mi hai sentito? Mamma, ma stavo giocando con Greta e i ragazzi. Non posso neanche giocare. No, 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 non puoi giocare, no, perché... La prossima volta che mi disubbidisci vado a comprare due biglietti per Roma e ce ne andiamo il giorno dopo, no, va no, bene? No, 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 a Roma no. Bene, Ramiro, amore mio, allora, per favore, fai quello che ti dico. Io lo faccio per proteggerti, tutto qui. Devi fidarti di me, tesoro. Devi fidarti. Tutto bene? No, va tutto male, sai, tutto male. Guarda. Calma, perché ti innervosisci tanto? Cosa ti succede, Amélie? Di tutto mi succede. Ma ti prego, non intrometterti più nella mia vita. Smettila, va bene? So perché fai così. È per le gemelle, no? Che si avvicinano a tuo figlio. Chi sono veramente? Conoscono il vero padre di tuo figlio? Basta, Franco, non intrometterti. Perché fai quella faccia, tesoro? Vieni qui. Sei triste? Sì, perché ho dei pensieri contrastanti. Da una parte sono convinta che le streghe stiano facendo tutta questa sceneggiata solo per mettere in salvo le loro scope e dall'altra sono angosciata. Cosa? Perché penso, e se fosse vero che Delfina è davvero malata? Dai, stai tranquilla, ora chiamo il medico, ok? Le analisi ci diranno se Delfina è davvero malata oppure no, e quindi fidati di me. Però mi preoccupo fidati comunque. Di me. Sono pronta, Federico. Possiamo andare in quella clinica e vedere se sono sincera. No, non andiamo in nessuna clinica. Come no? Che fai? Mi prendi in giro? No, non ti prendo in giro. Ho chiamato un medico perché stavi molto male. Ti faranno le analisi qui, a casa. Dottore... Buonasera. Buonasera. Il dottor Fuchs, Delfina. Lui ti farà le analisi e mi porterà i risultati tra un paio d'ore. Molto piacere, signora. Piacere mio.